puttana, mi devo affigliare, ma io mi devo un po' preparare, c'ho mica, sono davanti a un mostro sacro come te, questa mica detto, posso arrivare, questo è detto, ha dato del mio, sì, più che sacro sei un mostro e basta, comunque, quando sei incomoda siamo in diretta. Allora, stasera, grazie, io mi assicuro con Brandini, perché con Brandini sei sicuro di assicurarti. Stefano Brandini, il miglior assicuratore tra gli aretini. Stefano Brandini, ora ti assicuri e eviti i casini. Oddio, che cazzata. Stefano Brandini, gli piacerebbe avere qualcuna che gli fa, diciamo, dei lavorini. Stefano Brandini, andiamo avanti. Bene, insomma, dai, stasera c'è la Juve. Sì. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, che potrebbe ammazzare il campionato. Vabbè, ormai si dice. Stasera lo deciderebbe. Si dice da tempo, ma io ti dico come la penso. Secondo me, anche se la Juve pareggiasse, il campionato è già abbastanza segnato. Di bello, c'è stata ieri una giornata ricca di reti, bellissima la partita Torino-Genoa, che all'86esimo fa rete Gilardini, dopo tra il 90esimo e il 92esimo, due assolute prodezze. Perché a chi piace il calcio e chi ha visto le reti di Immobile e di Cerci sono veramente. Da cineteca, però bellissimo. Qui c'ho da dare un calcio sul sedere, nel sedere io, perché sia Cerci che Immobile si sono tolti la maglia prendendo la solita ammonizione senza tenere conto, specialmente Immobile che è alla seconda ammonizione, che ora che sono in zona coppa sono due giocatori che fanno estremamente comodo al Torino. Lo so, è vero, sono errori, sono atteggiamenti sbagliati, perché poi insomma anche su questo, anche da questo punto di vista, anche da questo punto di vista siamo una dei pochi paesi che ha questo modo di esultare. Insomma, io ieri pomeriggio, per esempio, non giocando la Juve, ho guardato ovviamente diretta gol, però ho guardato per 40 minuti una partita meravigliosa che è stato Liverpool City, una partita fantastica, a parte che la cornice dove viene giocata Anfield, come ogni stadio, ma Anfield specialmente è un stadio meraviglioso, gente a sedere, tutti rigorosamente con la maglia d'appartenenza. 2-0 per il Liverpool, 2 pari alla fine, 3-2 di quel Coutinho che l'Inter ha mandato via perché non era buona niente. Quindi bello, cioè non ci sono questi, cioè chiaro, esultano, ma non ci sono questi gesti. Non lo so, è venuto fuori perché secondo me il giocatore, capito, fa vedere il fisico, il tatuaggio, non lo so. Ma tiri fuori il grillo allora. Esatto, tira fuori il grillo. Tanto alle donne dei calciatori. Ma te confondi le cose, Porazza che il grillo ce l'ha da piccino, te mica ha detto. Io quando giocavo nella canaglia tiravo fuori il grillo. Ora Maurizio ha giocato nella canaglia, dimmi te. Sì. No. E facevo sempre i solchi sul campo. Ha giocato anche questo, nella te della canaglia lo sai che fate? Hai fatto lo stemma al drago, quel visto che il draghino. I tre attaccanti sera io il Casacci. Moreno. E Moreno Casacci e Beppe Verdelli, detto Rivelli. Di questi tre uno solo era buono, Beppe Verdelli, sì. Che era bravo per davvero. Infatti e Moreno. Uno si è messo a riparare l'orologio, una delle cazzate. Vabbè. Detto questo, insomma. C'è comunque un aspetto adrenalinico che è importante, cioè perché in effetti per come è maturata la partita, insomma, all'86esimo prendi rete, statisticamente la perdi, questi non solo non l'hanno persa, l'hanno vinta con due poi prodezze, perché due reti meravigliose, quindi parziale giustificazione a questi due giovani che comunque al di là di tutto, noi si continua a parlare di Balotelli, questi sono da portare ai mondiali. Immobile e Cerci sono due campioni veri. Sì, no, sono due giocatori, sono due fuori classe veramente, poi insomma con numeri veri che insomma hanno portato il Torino ai livelli dove è tutta la squadra, perché due giocatori non fanno una squadra, e poi i meriti grossi sono di Ventura, insomma l'allenatore che è veramente bravo, erano anni che il Torino non faceva un campionato così. Per il resto c'è stata poi il gossip, la domenica gossip, che ne ha parlato tutti, parliamone anche ora, insomma, che pensavano che Maxi Lopez dasse la mano ai Cardi, ne ha pipato la moglie, gliene ha portata via, ma secondo me la cosa che dà più noia a Maxi Lopez e da genitore lo capisco, che questo Icardi continua a fare il babbo con i due figlioli che sono di Maxi Lopez, e credo che lui gli dia noia questo atteggiamento. Qui sbaglia, foto su Twitter, poi io fossi Maxi Lopez, che ero anche il doppio, quando lui si è pesato con la mano gli davo una sceppata qui tra il capo e il collo, anche perché gli avrebbe fatto comodo, che lui ha sbagliato il rigore, quest'altro ha fatto due reti, quindi se lo tramortiva prima era meglio. Prima parla della violenza
degli stadi. Questa è violenza privata. Ah, ok. Questa è violenza privata, queste sono faide personali che meritavano un capaccione. Dopo che segnato va sentato. Si va così con la manina così. Che, no, ex e poi sandoriano, quindi anzi cosato. Va bene, comunque sia. Secondo me Maxi Lopez alla fine ha fatto un grande affare a dare questa vandanara a quest'altro, perché questa qui tutto è folche seria, sta vandanara. Vedrà i cardi tra un pochino come gli spuntano, vedrà anche a lui, quindi, perché non c'è niente da fare. Il resto niente, grandissima prova della Fiorentina che ha vinto in uno stadio difficile come quello di Verona, dimostrando che nonostante tutto è una squadra ad alto livello. Non dimentichiamoci una cosa che io ripeto tutti i lunedì: questa squadra è stata praticamente orfana quasi sempre di una coppia d'attacco che sarebbe stata la coppia regina del campionato, una delle tre coppie regine. Insomma, io vorrei pensare a una Fiorentina che avesse avuto a disposizione tutto l'anno Rossi e Gomez, oggi che classifica avrebbe? Il Napoli ha vinto con la Lazio dopo aver sofferto, ma alla fine insomma ha fatto il suo, perché era questa la vittoria. La Roma ha confermato di essere comunque una squadra di grande livello, in ottima salute. La Juventus deve confermarsi e, come detto per stasera te, deve assolutamente fare il risultato, perché comunque la Roma ha dimostrato di essere in grande forma e quindi la Juve, non, la Juve è chiaro che il campionato lo sta facendo su se stessa, questo è logico, ma non deve sbagliare, perché se sbaglia poi c'è uno scontro diretto a Roma e bisogna che la Juventus arrivi a Roma, che quello scontro diretto è soltanto una pura formalità. Una formalità. Vorrei ricordare in chiusura, visto che oggi ci è andata bene, che non si è litigato, che a quei semideficienti che dicono nei bar, e l'ho sentito anch'io al bar di Monterchi, che ora quando la Juve giocherà in Coppa tifferanno per l'altra squadra, che e poi tra l'altro sono della Fiorentina, che in virtù del ranking internazionale più la Juve va avanti e più possibilità avrà la Fiorentina, visto che noi primi non si arriva mai, ma terzo quarti, da andare in Champions. Quindi basta, chiuso. Vabbè, così ma tanto... i bischeri ci sono sempre. Sì, guarda qua, uno ce l'ho anche davanti, ce l'ho anche davanti. Dammi un bacino, no, da Juventino a Fiorentino, dammi un bacino. Sei di cinghiale come pochi. Per fare vedere, è strano, ho mangiato la cipolla. Sì, ah, tante solo, tante da se solo, quindi diciamo, può fare quel che le pare, questo è un montanaro. Ora fai come tuo babbo che dura un'ora quando si finisce. Ma mio babbo ha la tosclerosi. No, fa un po' di tosse anche te, su. No, lo sai da quant'è che la tosse? Dal 2009 che c'ho la tosse. È l'unico caso di tosse, da 4 anni che c'ho la tosse. Meno male gli ha preso un singhiozzo, sennò ti immagini che casino. Ciao, dal 2009 al 2014 per lui sono 4 anni. È finita, basta! T'ha staccato, eh.